Abbiamo la modifica dell'articolo 12,1, articolo 36,38 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consigliare numero 51 del 12.11.2001. Passerei la parola all'assessore Angelo Pellegrini. Grazie Presidente, grazie Sindaco. La prima delibera che andiamo ad approvare, prima di approvarla vorrei fare una piccola cronostoria sia per i consiglieri comunali che per la prima volta fanno parte di questo consiglio comunale, anche per il pubblico. Nel lontano 2001, con voto unanime, il consiglio comunale approvò lo statuto e poi il regolamento del funzionamento del consiglio comunale. Fu un lavoro a monte molto molto laborioso, dove si stabiliva la regolamentazione del Consiglio Comunale. Fu un voto unanime, perché decidemmo di partecipò molto attivamente anche la minoranza e alla fine raggiungemmo il punto degli accordi. Tra questo, una cosa che secondo noi molto importante era che all'inizio di ogni seduta consigliare ci fosse l'inno italiano. Era semplicemente un 30-40 secondi, non di più, di ascoltare, ripeto, l'inno italiano. Così, in modo, questo, ripeto, fu fatto dal 2002 fino al 2005, poi inavvertitamente la giunta che ci ha preceduto, la giunta di centro-sinistra, 21-11 del 2005, si è inventato che questo inno andava abolito. Allora, completamente abolito, ci furono delle proteste da parte della minoranza e anche, mi ricordo, di cittadini, coinvolgevamo un po' la stampa, ma ahimè, l'allora sindaco e l'allora presidente del Consiglio non le vogliono sapere, dicevano, ma che cosa abbiamo? L'inno italiano fatto al Consiglio Comunale, insomma, mi sembra un qualcosa di abbastanza superfluo. Noi invece riteniamo che qual è il momento migliore di ascoltare l'inno italiano proprio laddove si riunisce una città, perché maggioranza e minoranza rappresentano l'intera città. Fu coinvolto addirittura il Presidente dello Stato, io scrissi personalmente una lettera al Presidente dello Stato, non ho avuto risposta, e comunque quella cosa sinceramente fu una promessa che facevano per il primo atto che sarebbe stato fatto qualora si ritornava ad essere in maggioranza, sarebbe stato quello di ripristinare questo inno italiano. E la prima cosa che facciamo è questa sera, noi riportiamo lo statuto come era nel lontano 2001. La seconda cosa che invece andiamo a, a far ritornare come era precedentemente, sempre nel 2001, un'altra cosa che evidentemente dava fastidio molto alla maggioranza precedente, ed era quella che praticamente in ogni inizio di consiglio comunale avevamo dato spazio, avevamo stabilito insieme alla minoranza e maggioranza, sempre nel 2001, che interrogazioni, mozioni e via discorrendo fossero praticamente discusse all'inizio del consiglio comunale. E non si capisce, forse dava fastidio, ripeto, forse per poca, non lo so, democrazia, io non lo so come politica, comunque la vecchia maggioranza risposta riportò praticamente non più al primo punto all'ordine del giorno, ma addirittura all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quindi significava che praticamente mozioni e interrogazioni in un consiglio come questo, magari andiamo a fare mezzanotte e l'una e adesso invece di discutere all'inizio praticamente discutevamo a notte fonda, nel momento in cui praticamente era impossibile poterne discutere sia per la stanchezza e delle ore. Protestammo anche per questo, ma per carità, tutti detto no, nella maniera più assoluta, in modo molto, diciamo così, arrogante, eccetera. Noi, proprio per far capire che c'è un metodo diverso, proprio per dare modo e spazio ovviamente alla minoranza, riportiamo questo discorso che le mozioni, interrogazioni e via discorrendo verranno discusse all'inizio di ogni consiglio comunale. Mi sembra giusto e opportuno
di ripristinare, come avevamo stabilito, ripeto, in forma unanime, nel 2001. Quindi io per questo ne siamo orgogliosi, il sindaco più di me sicuramente è orgoglioso di questo, di questa approvazione, e faccio un appello alla minoranza su questa delibera di volarla, perché ripeto, noi vogliamo cambiare metodo e mi sembra che questo è già un primo segno di cambiamento. Grazie. Grazie all'assessore Limati, se ci sono qualche intervento la parola al consigliere Conti. Grazie, buonasera a tutti. Prendo atto delle belle parole dell'assessore Limati e del sindaco sul fatto di aver cambiato metodo. Poi faccio un appunto e una precisazione. Noi oggi andiamo a votare una delibera che comprende tre punti all'ordine del giorno. La volta scorsa l'abbiamo andata in maniera dissociata, quindi prima è stato votato la variazione dell'articolo 12 e con altro atto deliberativo è stato votato la variazione dell'articolo 35 e 37. Poi oggi non vedo perché non debbano essere proposti gli stessi atti che, come dice l'assessore di Mari, sono stati votati con diversa votazione e oggi sono riuniti in un unico atto, anche perché le posizioni potrebbero essere diverse all'interno degli atti, perché ovviamente delle considerazioni bisogna farle su come si è portato a quell'approvazione di quelle delibere da parte della maggioranza e da parte dell'opposizione ovviamente ad un rigore. Quindi io chiedo, prima di proseguire nello sviscerare un po' il problema che riguarda sia il bilancio nazionale sia la discussione delle interrogazioni e mozioni, una sollecitazione al Presidente del Consiglio e quindi anche al Segretario Comunale, come mai sono stati riassunti due atti in un unico atto. Grazie. La parola al consigliere Ronocchio. Rispondiamo. La parola al segretario. No, ma semplicemente per una motivazione. Abbiamo scritto che la delibera evoca i precedenti atti, quindi evocando i precedenti atti è di tutta evidenza che ritorna al testo originale. La parola al consigliere Rocchi. Mi dà la precedenza a me soltanto per una puntualità. Prego, consigliere. Grazie Presidente, saluto a tutti i consiglieri, questa è la mia prima presa della parola in questa legislatura. No, io appunto, se si vuole cambiare sistema, e questo è l'invito che fa la minoranza, cioè portare due articoli completamente diversi l'uno all'altro e farli votare ugualmente, cioè farli votare con un voto solo, mi sembra veramente, cioè, che uno non può esprimere realmente le proprie posizioni rispetto al regolamento del Consiglio Comunale. Per cui non capisco questa trovata di mettere insieme le mozioni con l'Ino, insomma. La trovo una forzatura rispetto alla decisione del Consiglio. La parola al segretario. Ma chiaramente non deve essere un dibattito tra sé, però tecnicamente, non entro nel merito, ma tecnicamente un consigliere può dire io sono d'accordo a modificare quell'articolo, non d'accordo a modificare l'altro articolo. Cioè la questione è molto sottile, credo che sia quasi influente. Come no? Il voto è uno, Sì, ho capito che il voto è uno. Ma il voto è uno, poi se io sono d'accordo con quello, contrario a quello, io che faccio? Va bene, ma questa è una cosa. Ma non sono, ma nel dibattito. Sono tre articoli che volevo dare. Innanzitutto non penso che questo sia un problema di sostanza di come tu vuoi portare avanti il Consiglio Comunale, ma forse di forma. Se il segretario ci dà l'ok per farlo disgiunto, lo devo disgiunto, io ti stimo bene, proprio sta volontà dove è sempre pure al primo non si può fare. Prendiamo atto che comunque l'innovazione non lo vuole.